Buonasera, tutto a posto? Sempre tutto a posto. Ci scordiamo questo motto che è importantissimo. Bene, stasera ho un sacco di cosine molto interessanti. Molto interessanti. Allora, Giovanni, allora, facciamo il primo lavoretto che facciamo, foglie di alloro, una metà di alloro, se avete la possibilità di procurarvelo. Ecco, vedete quanto è bello. Giovanni, ecco. Caserto ci saluta, Antonio Iengo. Buonasera Giovanni, ciao Antonio, buonasera. Allora. Rieccoci qui, Serena Maggiulli. Ciao Serena, buonasera. Allora, capitone. A chi piace il capitone? Allora, ho tagliato lo stecchino, lo stecco di alloro, bello appuntito, e andiamo a intrizzarlo. C'è Marco Capparone che ci saluta e dice: oggi ho ricevuto il pacco doni. Grazie Marco. Grazie. Allora, intercambiamo il pezzo di capitone con una bella foglia alloro. Vedete, se è duro, l'ho bucato con la punta del coltello. Eccolo qua. Ti arriva un grande abbraccio da Miami, da Bruno. C'è ciao, Faith, Bruno. Rosa De Simone che ti saluta. Buonasera Rosa. Un caro saluto a Miami. Cara Faith, un grande abbraccio. Eccolo qua, bellissimo spiedino di capitone. Allora. Buonasera al grandissimo chef da me, ovvero Alessandra Luzzi e Luigi Cortellessa. Carissimo, buonasera signor Alessandro, buonasera colonnello. Allora, grigio rovente, baccalà. Una volta che rovente, poi abbassiamo e la facciamo andare bello piano piano. Allora, come è stanca. Come estremati, no, c'è Timothy fuori la porta che è estremata, stamattina non ha fatto niente, ma c'è una faccia proprio di... Allora, Katia Lonati ci saluta da Lugano in Nevada. Ciao Katia, buonasera. Allora, un bel cotaglio, un becchettino piccolissimo. Luigi Zecca si saluta e ancora c'è Tiziana Liambo che dice: ieri sera è stato un successo. Sì, Tiziana, è stata una bellissima cosa. Grazie, anzi ringrazio. Allora, un poco di aglio e peperoncino, sì, è stata una cosa bellissima. Infatti c'è Maria Elena De Pascale che dice: ho appena comprato il libro nuovo. Grazie Maria Elena, grazie, grazie. E anche diciamo che è merito vostro. Noi abbiamo fatto le ricette io e Rosinelli, io ho cucinato e Rosinelli ha ripreso, ma grazie a voi che si sono accorti e hanno voluto pubblicare un altro libro con me, ed è stata una cosa troppo bella. Allora, aglio, olio, peperoncino, giusto due filetti di acciuga. Gennaro Catapano dice: buonasera, i panettoni sono arrivati ma mia moglie li ha nascosti. Allora, tagliamo a pezzi. Veracine di cavolfiore. Giovanni Fabione chiede: a quando una nuova cena clandestina a Roma? Eccolo qua, aggiungiamo il cavolo nel fondo di aglio, olio e peperoncino. Fu una bella cosa. Giovanni, ma ricordi questa cosa? Vabbè, andiamo avanti. Allora, aggiungiamo, guardate qua, date un'occhiata, mi raccomando, perché questo qua è lui altro che fa il buco interno, il capitone, mi raccomando, piano piano devo andare, una cosa delicatissima. Nel frattempo, cioè prendiamo un'altra pentola. Dove sta la... Vabbè,
Allora. Se Stefano Sardo dice quando tutto sarà finito la verrò a trovare nel suo paradiso terrestre. Sì Stefano, ti aspettiamo con grande piacere. Allora, acqua e latte, zucchero, poi ci sarà rosario, aprici tutte cose, e un pizzico di sale. Allora, il cavolo avanti. L'Aquila ci segue con piacere da parte di Gabriele Cancellieri. Buonasera Gabriele, ciao. E accendiamo sotto e facciamo partire il liquido e acqua e latte. Zucchero, un pizzico di sale e aspettiamo che bolla. Eccolo qua. Ciao chef, Teresa De Masi. Buonasera Teresa. E c'è anche Rosaria che dice sono qui. Chi è Rosario? La nostra Rosi! Orlo. Rosario, ormai ci hai abbandonato. Sei proprio abbandonato, vabbè. Non fa niente, non fa niente, ti sei abbandonato. Eccolo qua. Allora, appena inizia... Francesco Napolitano ci saluta, Francesco Marchitelli. Buonasera Francesco Napolitano, caro Francesco. Marchitello dalla Verità Sicafugia ti saluto. Allora, una volta che il latte prende ebollizione, spegniamo il latte e acqua, togliamo dalla fiamma e mettiamo di un solo colpo la farina, lo passiamo. Chi sei? Zia Fiorinda ci saluta e poi c'è Antonio Iengo che dice: cara Rossella, posso fare una domanda relativa al collegamento? Ciao, Zia Fiorinda, buonasera. Di venerdì scorso. Una volta messe farina e acqua, dimmi Antonio, rimettiamo sul fuoco, accendiamo piano piano e facciamo asciugare velocemente. Che se ca è uno, allora, come dissi la settimana scorsa, inseriamo ogni venerdì alcune cose che possono essere dei consigli per le feste di Natale. Poi, visto gli ultimi decreti, perciò organizziamoci pure che queste cose le faremo sicuramente largo uso. Questo qua è lo scavoratil, la torta netta, la zeppolel, la zeppola di pasta cotta, sono i vari termini riconosciuti per queste fantastiche zeppoline di acqua e farina. Alessandra Ariello, buone feste dal New Jersey, ricordo ancora i capitoni che nuotavano nella vasca da bagno. Buonasera. Sì, ecco qua. E c'è Anna Coscia, ciao chef fashion. Ciao Anna Fashion. Anna Coscia Fashion. Allora, una volta che l'abbiamo fatta, eccola qua, bella asciugare, togliamo dal fuoco e mo facciamo il buco dentro, perché questo è eccezionale. Allora, è bella calda calda, per questo la mettiamo un secondo parcheggiata qua, eh? Eccola qua. Ecco. Nel frattempo farina. Peppe D'Antuono ci saluta. Caro Peppe, buonasera. Mercedes a gogo con il nostro amico Peppe. Andrea Bozio Bralino ci saluta dal Piemonte. Buonasera Andrea. Metti un mezzolo da cucciola. Allora, uova, farina. Battiamo un po' le uova. Leandro Gerlini dice: io sono meccanico appassionato di cucina, a quest'ora smetto e guardo il maestro. Ciao Leandro, ti ringrazio, grazie mille. Ah, c'è Giovanni Di Mauro che chiedeva sempre un dolce, è arrivato il dolce Giovanni. Arrivi, facimi il dolce Giovanni, tutti dolci veloci perché il tempo è poco e le cose, perché se dedichiamo un'ora per un dolce, allora, perché poi ci vuole, in molti dolci ci vuole il tempo di raffreddamento, il tempo di lievitazione, il tempo di riposo, per questo
ne facciamo pochi, cerco di fare quelli là più veloci. La nostra cara amica Irina Steccanella non mi fa cazziata. Ah, arriva le complimenti della pasta fresca. Irina Steccanella, mia carissima amica, bravissima. Complimenti per i tuoi capelli punk di questa sera. Ah sì, perché? Che te ne hai? Che c'hanno i miei capelli? Vabbè, voi sapete che... A me la toilettatura la farò sempre prima di iniziare, per questo io non so come. Chiara Maria Bizzarri dice sei terapeutico. Grazie Maria, ti ringrazio Chiara Maria, ecco qua. E quando si sono assorbiti i liquidi, ai solidi, iniziate a lavorare. Ci sono minuti, non ti fa niente di... Gianni Mairo dice grazie a te amo cucinare. Grazie Gianni. Salutiamo Maria Rosaria a Truia. Buonasera Maria Rosaria. Eccola qua. Vedete quella la dose, quella lì si prende la farina che vuole. Faremo qualche piatto in meno, però sono cose che questo periodo sicuramente ci serviranno. Elia dice che a Roma piove. Ah, ma se non mi sbaglio pure qua in Campania portava che stasera e stanotte dovrebbe. Ah ecco, è arrivata la domanda di Antonio relativa alla scorsa ecco settimana. Ecco qua l'impasto. Giovanni, dammi uno strappo di carta, per favore lo copriamo. Così ovvero, qua se avevi utilizzato del baccalà o stocco? Baccalà. Ok. Faremo qualcosa con lo stocco, perché è una cosa che mi piace assai, e poi durante le feste è quello che è. Riprendiamo questo impasto qua, che adesso è diventato più freddo, e ce l'andiamo a lavorare. La piccola Giulia ci saluta. No, non ci voglio neanche. Allora. Vedete, lo lavorate bello energeticamente, bello, pochi saluti. Guardate quanto è bello. Deve essere setoso. Eccolo qua. E c'è Gianfranco di Rienzo. Buonasera, un affettuoso saluto a te e allo chef da un letto di ospedale nel combattere purtroppo il Covid. Ciao Gianfranco. Forza che a presto finisci e ti fai fare una bella fatta di queste, perché sono eccezionali. Eccolo qua, bello, liscio. Setoso. Questo è il dolce che potete fare tutti in famiglia, se avete piccolini. Io finirò uno perché è una cosa che possono fare benissimo anche loro, mani in pasta. Alessandro da Cava dei Tirreni ci saluta. Ciao Alessandro, eccole qua. Tirate un poco. E fate le misure come vi pare, grandi, piccole. C'è Miriam che chiede se si può eliminare il latte da questa ricetta. Sì, sì, si può eliminare. E arrivano i saluti dei nostri admin. Buonasera. Buonasera ai nostri cari amici admin. Chi è? C'era Peppe Balestrino, Giovanni Sorrentino e Antonio Federico. Affettuosi saluti da Don Salvatore. Caro Don Salvatore, è sempre un piacere saperti con noi. Eccoli qua. Finito questo, mi fermo perché altrimenti mi prende troppo tempo. Ripeto, forme, cose, con calma, potete fare quello... le forme che vi pare, eccole qua, con una bella forchetta le andate a punzecchiare. Guarda che sei importante, tutti e due lati, vieni già, e le mettete su un'asse di legno. Lucia Mari dice, chef, lei ci riscalda il cuore, insieme a Rossella. Grazie Lucia. Come vi dico sempre, noi la compagnia ce la facciamo entrambi.
ormai è un appuntamento che assolutamente non ci va assolutamente di rimandare, per questo la facciamo veramente con grande piacere. Ecco qua, la zuppetta di cavolfiore con l'acciughina sta andando avanti, un capitone sta facendo là, a pasta si sta riposando, lascia mettere quella che... Ci arrivano i saluti dalla Corsica. Buonasera, ciao, buonasera. Allora. Intanto Pietro dice, Pietro Birsa, oggi è arrivato il regalo di Natale che mi sono fatto, ringrazio lo chef per le 115 ricette. Grazie Pietro. Nella zuppetta di cavolo ho aggiunto pasta mista. E andiamo. Saluti da Gigione Pomigliano d'Arco. Buonasera, il re degli hamburger, il top del top, i nostri miei cari amici. Raffaele Gennaro e Sluigi Enrici, veramente qua siamo ad altissimissimi livelli. C'è Tina Garofalo da Napoli con il panino. Ciao Tina, buonasera. Allora, voi per vedere la cottura del capitone, come vi dico sempre, con una punta o di un coltello bello affilato o di uno stecchino o di un termometro, quello se lo avete, se non trovate impedimento, ecco. E andiamo avanti. Angela De Vincentis chiede proprio come si fa per evitare che scoppino le zeppoline. E guarda, queste qua non dovrebbero scoppiare, vero? Diciamo che questo problema non l'abbiamo mai avuto, punzecchiato la testa sotto e sopra. Quando vanno in olio dovrebbero sfocare e non ci dovrebbero essere problemi. Però mai dire mai. Ciao Angela, speriamo che non mi siccia. Allora. Domenico Pergola saluta Giovanni. Ciao. Eccolo qua. Capitone. Teniamo un po' di fior di sale, giù. L'aceto. Allora. Emilio Creddo da Calatri dice grazie a te, vogliono mangiare tutti a casa mia. Buonasera Emilio. Ah, allora ti diverti? Allora. Mario De Bergami ti invita a Mosca. Ah, Mario, speriamo che tutto passi, che tenga tanta via, tanti viaggi da fare, e uno di questi sarà Mosca sicuramente. Fantastica terra degli zappi. Ah, ecco, c'è qua. Loredana Boldrini che dice il chef Simone dell'ambasciata ti saluta, anche lui ha iniziato un progetto dandosi all'agricoltura. Buonasera Loredana, sì, tanti saluti a Simone. Allora, un bel trin di aglio, peperoncino e prezzemolo, olio. Aceto, ci vuole aceto, un pizzico di sale, eccolo qua, questo lo mettete a macerare e dopo un'oretta è che lo mangiate. Potete anche mangiarlo solo arrostito, è buonissimo, arrostito con un fior di sale sopra e alla fine lo mangio, a meno che così ci fanno il sale qui. Ecco qua, io di solito come fiocchi di sale uso questo qua, il fiore di sale naturale. Eccolo qua. Guardate che spettacolo, questa è una cosa che potete preparare per tempo. Se non trovate, non vi piace il capitone, una bella anguilla va bene lo stesso, una guglia, una cosa, vabbè. Ok, questo
questo impasto lo dovrebbe. Giove, dammi un mattarello, dovrebbe riposare per un bel po' di tempo, almeno una bella mezz'ora, un'ora dovrebbe riposare. Ovviamente noi non ce lo possiamo permettere e per questo. Paola Ciprari dice che bello il pannello con i piatti alle spalle. Sì, questo qua è il pannello che utilizziamo sempre durante le registrazioni, sono tutte foto fatte foto dei primi piatti fatti al pastificio dei campi quando facciamo i nostri incontri con i giovani ristoratori d'Europa. E è piaciuto molto alla signora Bianca Perugia, che è il direttore del canale del Gambero, e lo usiamo proprio come totem delle spalle, alle mie spalle, per coprire la parete bianca. Allora, sa pasta, prima che i dini mi vatt, ci vorrebbe la sfogliatrice, dovrebbe riposare una bella mezz'ora, un'oretta. Noi non teniamo né quella né quella, però io ve la faccio vedere lo stesso, perché comunque a casa lo potete fare. Giovanni Sorrentino intanto ci ricorda che il fan club, anzi ci informa che il fan club è arrivato a quota 5.000. Wow, veramente. Ciao Giovanni, che bellissima notizia, vi ringrazio veramente tantissimo. Grazie agli admin, perché è stata una vostra scommessa. E poi ricordo benissimo che quando ci siamo incontrati era prefissato questo obiettivo, arrivare a 5.000 per Natale. Grazie. Antonio Pezzino, ciao maestro, ho inserito nel mio ristorante una parmigiana ispirata a un tuo piatto, sei il numero uno. Grazie Antonio. Verrò sicuramente a mangiare, si mi dice. Ecco qua. Dopo che continuiamo. Cioè, dove puoi pure finire fa? Eccole qua. Bellissime. Bellissime. Queste qua. Allora. Questa qua. Se ci mettete un fiocchettino di burro e un pezzo di acciuga, può diventare un fantastico entrée di inizio pasto. Aspettate che si raffredda, eccola qua. Ci mettete una bella pallina di acciughe. Immaginate, fate un bel vassoio, acciughe fredde, mo è caldo, no? Io vado avanti, una pallina di burro. E i vostri ospiti, che sarete voi con la famiglia, figli e massimi i genitori, vi mangiate questi bocconcini, è eccezionale. Invece, dopo la condiamo e facciamo il dolce. C'è Loredana Imperiale, dice: oggi è arrivato il pacco natalizio, scatola e panettone, non abbiamo resistito. Complimenti a Francesco, Roccocò buonissimi, mai assaggiati. Grazie, grazie mille. Grazie, Mario, no, com'è Maria? No, non mi ricordo. Loredana. Allora, ripeto, questa andrebbe stirata ancora di più, ma non teniamo né quella né quella. Però l'idea è facile da farvi. Eccola. Spolveriamo di farina. Susi Zaccaro ci saluta, Alfonso Ambroso e poi c'è Elisa. Elisa Giangrasso che dice: un saluto da Catania, PS, le sue candele rotte a mare le sogno ancora. Grazie Elisa, ti ringrazio mille volte. Allora, le punte le togliamo. E andiamo a tagliare. Paola Ciprari chiede se il capitone così può essere cotto anche al forno.
Sì, come no? Guarda Paolo, quella la porta sua sarebbe fritto. Fritto. C'è Procolo! Ciao Procolo, buonasera! Ci vediamo domani! Procolo, il re della piscina bucata! C'è Pei di Matteo! Pai di Matteo, il re dei tartufi! Abbiamo re e regine! Ciao Pai, eccoli qua, i tartufi di Pai di Matteo! Ecco. Abbiamo sia un po' di nero che di bianco. E qua abbiamo fatto una bella tagliatella. Eccola qua. Prendiamo un altro pezzettino. Andiamo qui. E andiamo a stendere. Ripeto, con la sfogliatrice subito fate. Con Mattarelli facciamo pochi allenamenti. Don Salvatore, che dici? Abbassi un po' il forno. Giovanni Biglia dice DPCM da Peppe, cucina meravigliosa. Ciao Giovanni. Bici? DPCM. Allora, un pizzico di sale, un filo d'olio, dice Giovanni ne mancano una cinquantina per i 5.000, quindi su, a brevissimo li raggiungiamo. 50 ma, per Natale Giovanni, ci riusciamo. Mettiamo un poco di prezzemolo, un po' di quello che preferite, pecorino, parmigiano, quello di più. Vediamo di sale. È buonissima. Una fantastica minestra di cavolfiore, di pasta mista col cavolfiore. Ci mettiamo un giro d'olio, guardate che cos'è, e poi se lo tenete a disposizione, volete farlo, facete questo azzardo perché è straordinario. Eccolo qua. Pasta mista con cavolfiore, parmigiano e tartufo nero. Beh, andiamo avanti. Allora. Stendiamo. C'è Rocco Forgione, dice un aiuto, so per fare la tortiera con scarole e baccalà. Ho il terrore che il baccalà faccia troppa acqua e bagni la pasta brisè e perdo la cena. Vado tranquillo? Guarda, lo devi asciugare bene. Asciugalo benissimo come abbiamo fatto noi, come abbiamo fatto vedere, perché può succedere che è pieno d'acqua. Poi metti il forno altissimo perché subito si deve cuocere la brisè. Perché il baccalà tagliato sottile si cuoce veramente in pochissimo tempo. C'è Miriam Moreschi. Ciao ragazzi, finalmente riesco a rivedere una diretta. Miriam, ormai hai fatto i soldi, sei scomparsa. Dovevi venire a settembre, ottobre, a Liguri, ti sei chiusa nelle Cinque Terre, è stata buona. Ecco qua, la tirata è bella sottile. Quando manca? Allora,
Mezz'ora precisa, tonda tonda. Ok, teniamo tempo. Tirate bello sottile, sottile. Infariniamo per bene. Ho voluto farvi vedere questo perché secondo me veramente può essere un bel passatempo in famiglia. Questo lo tiriamo, questo mettiamo qua, mettiamo un poco di farina, eccolo qua. Andrebbe tagliato sull'asse di legno, ma quello che tengo a disposizione non mi è piaciuto perché è liscio sotto e cammina, allora preferisco farlo qua perché altrimenti con la pasta non riposata, bella incortata, sarebbe più complicato tirarla e tagliarci perché il cammino ci cammina sopra, sotto. Davide Rossetti e Federica ci salutano da Roma. Ciao Davide, buonasera Federica. Ecco qua. E qua invece abbiamo fatto dei fantastici tagliolini. Come sono belli. Eccoli qua. Ok, allora c'è Rosa con Claudia che ci salutano sicuramente. Flavia Pellegrini dice: preparo le tue polpette di melanzana arrosto con pecorino tutte le settimane. Claudia, chi è? Claudia di Rosellina. Ciao Claudia, quando vieni? Avevo un pentolino, cioè, piacere. Allora, carotina tagliata a quadrettini. Grace Martino ci saluta. Buonasera Grace. Cioè, giusto, mi serve due pomodorini dello spugnillo, cosa che io sai quando amo. Dammi un momento, piacere. Due, tre. Ok, allora carotina, questo qua non era proprio in calendario, però facendo la pasta mi è venuto in mente questa idea che secondo me è tanta roba, ma vediamo voi che ne dite. Allora, carota. Un po' di prezzemolo. Paola Mare dice: da quando seguo le vostre dirette so sempre cosa cucinare durante la settimana. Grazie Paola. Un po' di cipolla. Stefano Messina dalla Valtellina saluta lui Laura. E saluto, ciao, quindi Stefano. Lo chef, lo staff e il grandissimo Don Salvatore. Ah beh, Don Salvatore, che ne dite? Tutto a posto? Mi mettete nelle retrovie? Dionisio, buonasera boss, un abbraccio a tutta la family. Buonasera Dionisio, buonasera. Allora, eccolo qua, guardate quanto è bello questo leggero battutino e a fine rumore. Ci mettiamo un goccio d'olio. Eccolo qua. Ecco qua. Questo
è una cosa eccezionale. Nel frattempo va, allora taglio lì, taglia del. Noi sappiamo che Claudia è proprio la numero uno a fare la pasta fresca. Claudia, quando vieni ti aspettiamo, ci dai una mano. Claudia. Ah, ecco qua, c'è Claudia che dice viene quando le cucini la pasta e piselli. Claudia è la figlia di Rosa, mia nipote, ed è una fantastica bambina che ci piace assai a mangiare e a cucinare. E del ghiotto di pasta e piselli. Aggiungo acqua abbondante. Domenico Del Vecchio dice stasera mi hai dato tanti spunti per le feste natalizie. Mi hai fatto un bellissimo regalo. Grazie Domenico, una cosa devi venire, già togli la piastra. Venerdì scorso ne abbiamo fatte, questo fino in tutto il periodo delle feste ci saranno sempre dei suggerimenti molto interessanti secondo me. Veloci, pratici e neanche tanto costosi e soprattutto di zero spreco. Avete visto? Là ho preso le foglie di basilico che erano sul tagliere, la carotina, un pezzettino di cipolla, tutte cose che voi tenete sicuramente in frigorifero e vi faccio vedere che ne esce fuori. Poi se avete la sfogliatrice facete proprio cose incredibili, se non la tenete fate quello che sto facendo io. Io ce l'ho, però tengo quella lì professionale e non mi piaceva mettere in mezzo quella caccavella così grande per... Eccolo qua. Gabriella De Vivo da Napoli ti saluta. Buonasera Gabriella. Allora, piccolo velo di farina, pieghiamo, corte. Ciò va, tutto viene tutto sotto controllo. Chiara Farina ci saluta e poi c'è Carmen che dice la mia idea di regalo quest'anno sarà regalare pasta fresca in diversi formati. Bella, bella idea. Buonasera Chiara. Ecco qua. Sauro c'è. Sauro c'è. Mi raccomando, quando fate il suo corso servizio, se avete un asse di legno è meglio, altrimenti i coltelli li distruggete. Ok. Finito? Ok, puoi togliere. Missile Sobek dice mi sono permesso di ripetere la pasta col baccalà e peperoni che hai fatto ieri alla presentazione del libro. Altro Bucander. Piaciuta? Buono, quello è un altro grandissimo consiglio secondo me per le feste di Natale. Gianmaria Cozzolino da Roma, 5 anni ci segue. Ciao Gianmaria, 5 anni, sei un grande. Allora, miele. Due bei cucchiai di miele. Chiudi. Allora, Cinzia, miele da Bolzano e Cristina. Ciao Cinzia. Bulle Gas Puzzlu dalla Sardegna, Puzzlu. Cristina? Sì. Cristina, buonasera. Mettiamo un po' di miele, qualche spicchio d'arancio. Ciao, mi devi pulire il taglio. Dammi un cucchiaio di zucchero, per favore. Un bel rametto di rosmarino. Umidiamo con un mezzo cucchiaio di acqua, e facciamo Franco andare piano piano. Franco Petrone ci saluta da Formia, che è il marito di Gabriella Natale. Buonasera Franco, carissimi saluti a te e a Gabriella. Ecco qua, mettilo dall'altro lato. Carlo Morelli ti fa i complimenti per il libro che sta andando alla grande. Buonasera Carlo, sì, ti ringrazio, sì, sì, so che sta andando benissimo. Leno Romeo, ciao Peppe, sono Romeo da Pompei.
Caro Romeo, buonasera. Questi qua, che possono sembrare scarti, invece, mo faccio vedere che succede. Questi qua. Giampaolo Esposito ci saluta. Caro Giampaolo, il re d'Amalfi. Carissimo amico mio. C'è anche Giacco. L'asse è arrivato, Giovanni mi ha portato l'asse finalmente più sistemato. Ecco qua. Vedete bei tutti i ritagli, perché vi parlo sempre di zero spreco? Perché tutti i ritagli li andiamo a quadrettare. C'è Carmen De Stefano che chiede il titolo del nuovo libro. Solanamente. Il libro si chiama Le ricette di casa mia. Eccola qua. Ehi. Quadretti di pasta fresca, tagliolini, vedi, i nostri amici, tagliatelle, e allora l'ultimo pezzo, come facevi Giovanni? Tutto a posto? Vieni, vieni, vieni. Giovanni, questo devi prendere giusto, ecco qua, una volta che il mese arriva a bollore, che si è sciolto il mezzo cucchiaio di zucchero che ci abbiamo messo, aggiungiamo un poco d'anice ed è, guardate che cos'è, ed è pronto questa fantastica zuppa di agrumi che facciamo intiepidire. La zuppa di agrumi è mia. Giovanni Sabione, chef, una domanda, ma perché se faccio la devozione con i pomodama per 1 o 2 persone viene una cosa esagerata e se la devo fare per 8-10 viene invece una chiavica? Giovanni, non è questione, di quantità, più si alza il tiro, cioè più si alza la quantità di, delle portate che si devono preparare, dei piatti che si devono preparare, e più diventa complicato. Lucilla Capobianco, grazie, ha ricevuto il tuo nuovo libro e ti ringrazia per il tuo sapere e per i tuoi consigli. Grazie Lucia. E salutiamo Adriana Negrini. Buonasera Adriana, buonasera a te. Allora. Isidoro Giordano ti dà un suggerimento, pappardella. Ah beh, Isidoro. Come sempre luminosi e belli. Caro Pasquale, il top delle salumerie di Vico e Quenze. Pasquale De Gennaro. A proposito, venerdì prossimo, dato che sono pronti i cacio, date che sono pronti i cacio, vi faremo sapere come si chiamerà questo formaggio che sta per nascere. Allora, una volta girato, facciamo così. Pasquale Caccavale da Pietrasanta ci saluta. Ciao Pasquale. Pietrasanta. Eccolo qua. E qua abbiamo fatto dei fantastici martagliati. Eccole qua, 4 simpatiche idee con mezzo chilo di farina. Ok, io me ne vado qua, ce la puoi togliere, grazie. Vediamo da questa parte qua, perché vediamo un po' di faccia, ecco che io non ho visto, poi. Allora spazio, ecco qua. Ecco qua. C'è Anna Seligato, chef, cari saluti. Cosa, con cosa si può sostituire l'anice? La sambuca. Con la sambuca sicuramente. Allora, ma inizia il grande spettacolo, perché fino a ora non abbiamo fatto niente. Quando manca? Allora.
Allora, un quarto d'ora. Un quarto d'ora. Ok, allora. Abbiamo fatto tutta la preparazione. Aglio schiacciato. Michele Gallo chiede i tuoi saluti e Paola Cocchiararo. Buonasera Michele, cara Paola, ciao, buonasera a te. Allora, la verdurina qua, guardate com'è bella, proprio se venite qua corroborate, veloce. Andiamo con i nostri quadretti, andiamo giù, direttamente lì. Per fare un piatto saporito, veloce, con i ritagli della vostra pasta fresca che avete preparato per altre preparazioni. Cristina Quarta ci saluta da Lecce. Buonasera Cristina, ciao. Lecce è una città che amo moltissimo, dove ci sta uno dei miei ristoranti preferiti. Gabriele. Alex, ristorante a Lecce, fantastico posto. Gabriele Ippolito, sarò bloccato a Ferrara questo Natale. Ah. Allora io e pomodorino spugnino, forse tutte le cose le amo di più. Eccolo qua. Questi pomodorini veramente grazie di sono di acqua. Ecco. Allora, prendiamo i nostri maltagliati, li mettiamo giù e dobbiamo fare un sugo grezzo. Dai. Ancora Bruno da Miami dice qui si farebbero un mezzo busto di platino in onore alla carriera. Grazie, ti ringrazio. Invece qua i massacotti ci chiamano un uomo scimbo. Benissimo, questa è la differenza tra l'Italia e l'America. Allora. Ecco, sale, ecco, avete visto il tempo che ci ho messo? Ci vuole più arrotti di cenare un fa, una fantastica minestra di verdurine con quadretti di pasta fresca, i quadretti non dimenticate che sono i ritagli della vostra pasta fresca che avete fatto qua bello per tempo. Aggiungiamo un po' d'acqua e spogliamo i nostri grezzi maltagliati. C'è Marco Angrisani, ciao chef e cara Rossella, in questo periodo buio che ho dovuto affrontare siete stati come angeli. Ciao Marco, grazie, sono parole bellissime. Che veramente ci fanno grande piacere. Allora, Antonietta Battaglia, buonasera chef, in questo periodo negativo la positività è che abbiamo trascorso insieme a te Rossella sia la Pasqua che il Natale. Buonasera Antonietta, scusami. Giovanni, buonasera. C'è Antonietta Battaglia che dice abbiamo trascorso insieme sia la Pasqua che il Natale. Questo possiamo farci una bella risata. Allora, una bella fetta di guanciale. Ah, e c'è Gianluca Astuto, buonasera chef, ti seguo da Villa Stabia, tra poco nasce Noemi, la mia seconda stella. Buonasera, augurissimi Gianluca. Ciao. Tanti carissimi auguri a te e alla tua signora. Veramente con grande affetto. Allora. Adelina. Guanciale. Eccolo qua, il nostro mattagliato. Per il vedere questo qua sempre con l'ultima fatta della pasta fresca,
sulla cipolla bella girata. 10 minuti. 10 minuti. Eccolo qua, super tagliato che fa. Fa. Che bunde. 10 minuti e abbiamo. Eccolo qua, una bellissima spolverata. Emanuele Caporaso peperino. Dice: sto guardando la diretta in compagnia di una famiglia. Un filo d'olio, mi raccomando, facciamo tutti come Emanuele che sta andando fortissimo, perché quando cucina non cucina mai solo per lui. E infatti dice: sto con questa famiglia a cui sto dando una mano per fargli conoscere chi ha ispirato tutto quello che sto cercando di fare. Ti ringrazio, grazie mille. Allora, lardo, un'acciughina, ina, allora Giovanni, una bella acciughina, lardo, anzi guanciale, mettiamo giù la nostra tagliatella. Giuseppe Massari, un saluto da Lugano con tanta fame e tanta neve. Da Lugano. Ciao Giuseppe. E ancora Nicola Iadicicco che chiede: sono in macchina tornando da Roma, ma non vi voglio perdere, quando posso venire da voi? Io dobbiamo vedere prima che si sistema tutto, perché qua se non lo sistemiamo noi non si sistema mai, per questo dobbiamo avere buon senso e aspettare. Allora, lardo e acciughina. La tagliatellina dentro. Roberta Lorenzetti chiede: ma dove si trovano adesso quei pomodori maturi e succosi? Quello è il pirnolo, a Napoli lo spugnillo, lo sponsillo, il pomodorino del pirnolo. Secondo me lo trovi pure online, li spediscono. Fior di latte, ma voi potete usare qualsiasi. Ah, stanno facendo farsa pilata. I complimenti per la bellissima ripresa di stasera. Sì, sì, ci siamo organizzati. Io mi ho portato vetro. Sicuro. Eppure questo dell'auricolare. Il parmigiano, cioè, eccolo qua. Eccolo qua. Allora. E andiamo a tirare la nostra tagliatella. Xaba Barbas ci saluta da Bergen, Norvegia. Norvegia? Mm. Ciao Xaba. Xaba. Le fantastiche padelle casolare. Ma perché stai sopra? Vai, l'ho usato. Maria Vittoria, questa non te la ridò, tanta la uso sicuramente. Ok. La tagliatella e quella poi la stiamo tirando. Peppe Palestrino mi sfotte! Dice: stasera le tue riprese hanno colpito. Un pizzico di sale. Angelo Di Roberto ti saluta da Milano. Ciao Angelo. Ecco qua, e fuori dal fuoco mettiamo un poco di fior di latte. Ma ripeto, qualsiasi piatto, formaggio a pasta morbida potete aggiungere, se non lo tenete aggiungete lì. Parmigiano, un filo d'olio. È nata Noemi! Guarda, mamma, il giorno qua io quattro ore. Augurissimi! Facciamo fondere. Guardate che recca, l'amico che diceva nel suo ristorante, io lo ringrazio. Antonio, se non mi sbaglio, si chiamava, sì. Se ripetete, rimettete qualcuno di questi, qualche piatto che più vi intriga nei vostri menù, io vi ringrazio perché è una cosa che mi fa troppo piacere. Sì. Aiutiamo ad alzare il livello
qualitativo. Un poco di pepe. Tina Mele Rossella, tanti complimenti perché stasera con la ripresa del video stai facendo pure il tuo ebook on there. Addirittura. Non è proprio lui, è indoccinito. Può darci che si è comprato il telefono perché indoccia tutte queste novità, non le so. Ecco qua. Quando manca? Allora, 5 minuti. 5 minuti. Ce la facciamo per fare il buco dentro. Addirittura Maria Teresa De Jovita, stasera avete un cameraman con telecamera Rai o Mediaset? Mi stanno sfottendo, si sono organizzati. E lo andate a finire con un bel grattugiato di tartufo, se lo tenete. Io ci sono un tartufo che lo tengo, ma se non lo tenete giù mattino non vi preoccupate che è straordinario comunque. Andiamo qua, poi chiudiamo. Un filo d'olio. 4 minuti. 4 minuti. I tagliolini. Giova, dammi una noce buio pure. Vincenzo Longo, giusto in tempo per un saluto. Ciao Vincenzo. E c'è il piccolo Joseph che ogni venerdì è rapito da noi. Ciao Joseph. Ecco qua, le mie. E quelle di Giovanni. Si vede la stazza, credo Giovanni. Giovanni. E mie. Allora, un po' di burro. Mi arrivano proposte di lavoro, c'è cioè Gianni De Gennaro. Mediaset. Gianni De Gennaro, vai, Stella, vai. Viene il a lavorare. Gamba, Diomede Massimiliano e Maria De Angelis ci salutano. Cioè, alza queste qua, alza le. Ah ecco, c'è Giacco che ci ha sgamati, dice, ma non è che il gambero vi ha lasciato l'attrezzatura? Che ne sa, quello è il gambero che sarebbe sarà. Allora. Rosario, non dare fastidio. Il nostro tagliolino, eccolo qua. Burro. Ci mettiamo giusto un leggero profumo di limone, la romina adora. Eccolo qua. Intanto mi stanno ingaggiando per matrimoni e comunioni. Sì, sì. Facciamo, no, facciamo il battesimo di Noemi allora, il primo. Ho aggiunto un goccio di colatura di alici. Goccio di colatura di alici. Già così è tanta roba. Togli le arance solo lo zippo così. Tecla della posta esclama che bontà. Ecco qua Tecla. Invece qua facciamo una botta giusta. Tartufo bianco. Tagliolini con la colatura di alici. Olio essenziale di limone e tartufo bianco e chi se per i fuochi arrivano pure a mare. Meno di un minutino. Meno di un minuto. Allora vi ringrazio. Vi ringrazio per avermi fatto questo fantastico regalo del libro e delle condivisioni. Vi ringrazio sempre per l'affetto, questi consigli che vi sto dando spero che vi siano utili per le feste di Natale, ma ce ne saranno ancora tanti. Vi salutiamo tutti e ci vediamo venerdì prossimo. Eccolo qua, seppola.
Voi! Buona serata a tutti!